Il maschio, secondo Candida Morvillo, Candida Morvillo scrive su questa rivista, questa rivista è Io Donna, esce il sabato assieme al Corriere della Sera. Oggi è sabato e c'è Io Donna. E questo è un articolo di Candida Morvillo. E il maschio secondo, vediamo che cosa scrive. Vediamo che cosa scrive su Io Donna di oggi, su Io Donna, e questo vedete? Ah, detto tra parentesi, io Serafino Massoni sono azionista di Rizzoli RCS Media Group. C'è il mio video intitolato, un antico video molto visualizzato, intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io. Sì, Rizzoli. Ci vedo anch'io come azionista. E questo è il maschio nei sogni di Candida Morvillo. Vedete il maschio? Io non so chi sia, poi c'è scritto, ma non mi interessa. Conquistatelo così. Conquistatelo così. C'è scritto. Conquistatelo così, se proprio volete. Siate rassicuranti con un tipo alla Tizio e Caio. Indomabili con uno alla e con i sosia di Yannis Varoufakis curate la messa in piega. Sapete chi è Yannis Varoufakis, vero? Io gli ho dedicato tanti video a Yannis Varoufakis, a quello che ha fatto, come si dice, ha fatto dietro front in Grecia. Dopo la vittoria del referendum popolare che ha detto no a certi patti con la Troica, e lui dopo però è andato contro la volontà popolare, Yannis Varoufakis, però le donne ce l'hanno matti con Yannis Varoufakis. E con queste istruzioni su come avvicinare i maschi contemporanei, si conclude la nostra serie sul potere formativo della bella stagione. Ma stavolta, visto il tema, concedeteci qualche avvertimento in più da vere amiche. E Palestrato Sexy, eccolo qua, è questo qua, si chiama così, eccolo qua, questo qua. Probabilmente questo sta nei sogni di Candida Morvillo, che scrive per la rivista Io Donna, del Corriere della Sera, che è della Rizzoli, ed io sono azionista della Rizzoli. Io vorrei sapere però, come mai, Silvio Berlusconi non è palestrato così ed è pieno di ninfete. Perché in patriarcato ciò che conta non sono i muscoli, non sono i muscoli, ma sono le dimensioni del portafoglio. E tanto è vero che già gli antichi romani scrivevano Homo con la H davanti. La H è aspirata, non si dovrebbe sentire, ma io la pronuncio per farvi capire che davanti c'è la H. Homo sine pecunia. Imago mortis, l'uomo senza denaro è l'immagine della morte, capito? Che fai, Candida Morvillo? Un palestrato così lo mantieni tu, lo mantieni? Al mattino ti alzi tu a preparargli la colazione, Candida Morvillo? A un bel giovanotto come questo? Vabbè, cari amici, dai, questo è il mio video del mattino. Ah, per Candida Morvillo io raccomando questa lettura, Candida Morvillo, From Matriarchi to Patriarchi, che c'è anche in lingua italiana, ma ora nella sua bella versione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Gli uomini di Candida Morvillo, tanti cari saluti da Serafino Massoni.